Non c'è nulla di definito, il futuro è ancora tutto da scrivere, non ci sono calcoli da fare, di sicuro c'è solo che il destino di questa nazionale è tutto nei piedi, nella testa e nel cuore di 11 calciatori con le maglie azzurre che stanno per scendere in campo. Buon pomeriggio, gentili ascoltatori da Recife, buon pomeriggio dall'Arena Pernambuco, buon pomeriggio da Antonio Monaco e da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Paolo Naraldi, di Luciano Pecoraro e di Simone D'Amico, anche oggi e per sempre con noi da qua e dal molto lontano, un abbraccio ovunque egli si trovi, ad assisterci. Vi racconteranno la seconda partita degli azzurri di Cesare Prandelli al Mondiale dei Mondiali, Italia-Costa Rica. Ha un po' di spazio Pirlo, spostandosi nella posizione di mezzo sinistro, il lancio per Balotelli, spalle alla porta, l'anticipo ai suoi danni, arriva Thiago Motta, destro, pallone che finisce sul fondo. Avrebbe potuto e dovuto Thiago Motta controllare questo pallone con più calma, perché eravamo in superiorità numerica, soprattutto lui era in netto vantaggio sul pallone, avrebbe potuto fermarlo con il destro e magari calciarlo con il sinistro, che è il suo piede preferito, e creare più problemi al portiere avversario. Sulla destra per Abate, c'è un po' di spazio per la transizione ora, per condurre la palla nella metà campo avversaria, lì dove l'attende Pirlo, di prima intenzione, gran palla di Pirlo, in rigore, Balotelli è solo, Balotelli, pallonetto, Balotelli sbaglia clamorosamente il tocco dopo aver superato Navas. Andrea Pirlo aveva scritto un autentico poema sul terreno di gioco di Recife dell'Arena Pernambuco, con una palla di interno piede destro di prima per Balotelli, un'autentica prodezza, primo controllo, poi tentativo di pallonetto, pallone colpito troppo con l'interno piede, aveva scavalcato il portiere della Costa Rica, poi però è finito troppo largo rispetto alla porta dei nostri avversari, l'hanno recuperato gli uomini di Loris Pinto, e quindi palla gol clamorosa. Pirlo, gran controllo e poi palla girata sulla destra per Abate, c'è spazio per il milanista. Pirlo chiede ancora il pallone, ancora di prima per Thiago Motta, che lo alza di testa per Balotelli, posizione gol, destro, la parata di Navas che poi interviene in anticipo su Marchisio. Ancora una volta Andrea Pirlo a costruire, a finalizzare, Mario Balotelli ad intercettare la conclusione del nostro centravanti, il portiere del Costa Rica, Navas. Sta salendo in cattedra il direttore d'orchestra con la sua bacchetta, sta dirigendo gli azzurri, poi Pirlo mette ordine. De Rossi di prima per Candreva, che potrebbe scatenare la sua corsa ma sbaglia ancora e dà modo ai nostri avversari di ripartire. Attenzione a Bolagno che va alla conclusione pericolosa questa volta. Buffon si deve distendere all'altezza del palo alla sua sinistra per andare ad allontanare il pallone, lo scaraventa e fuori dal campo Darmian. Rispetto all'ottima impressione che ci aveva fatto nella prima partita contro l'Inghilterra, Antonio Candreva sta veramente disputando una partita con molti errori, mentre attenzione all'errore di Chiellini sul retropassaggio, Campbell ha di fronte a sé solo Barzagli, Campbell si breve avversario, finisce a terra, forse c'è la spinta, l'arbitro non concede il calcio di rigore, forse ci grazia clamorosamente, perché a nostro avviso la spinta di Chiellini c'era, errore di Chiellini clamoroso. Attenzione ora però all'Italia che attacca con Balotelli ai 25 metri, si muove Balotelli, prova il destro murato, intanto attenzione da sinistra il Costa Rica parte un traversone, il colpo di testa, pallone che rimbalza, vediamo dove, in porta, il Costa Rica in vantaggio, il gol di Ruiz, il gol di Ruiz esattamente al 44esimo porta in vantaggio il Costa Rica, il numero 10 in maglia bianca, un traversone e da sinistra al centro della nostra area di rigore, hanno un po' dormito sia Balzagli che Chiellini, il pallone è finito all'altezza del secondo palo, colpo di testa con il pallone che ha baciato la faccia interna della traversa, è finito oltre la linea e quindi in porta al 44esimo il Costa Rica in vantaggio, ha segnato Ruiz. Va De Rossi per Cassano, tra le linee si gira il numero 10, vede libero a sinistra Darmian che prova a puntare l'avversario, mette la palla sul destro, la conclusione, pallone che viene deviato in angolo miracolosamente da Navas, Darmian, l'aquilone granata, aveva esploso il destro verso la porta avversaria, ha trovato la deviazione in angolo di Navas, la rincorsa di Pirlo, il pallone colpito con il collo e la respinta ad opera di Navas, c'è Darmian però a sinistra, c'è Marchisio che vuole il pallone, lo retrocede dalle parti di Pirlo che potrebbe alzare lo sguardo, lo fa adesso, il suo traversone è murato, c'è De Rossi sul rinvio del Costa Rica, c'è l'apertura del romanista per Cassano in area di rigore, ma la posizione è di fuorigioco, il pallone era comunque troppo lungo, siamo all'ottavo minuto nel corso del secondo tempo, il Costa Rica è sempre in vantaggio per 1-0. Gli olè che sentite in sottofondo sono quelli del pubblico e dell'Arena Pernambuco di Recife al palleggio prolungato della nazionale del Costa Rica. Azzurri che adesso ci sembrano
veramente anche molto stanchi. Sinceramente non ci aspettavamo questa condizione atletica dopo quello che avevamo visto con l'Inghilterra, pallone che circola pericolosamente all'altezza della nostra linea mediana e ora all'interno della nostra metà campo, portato in avanti da Cubero sulla corsia di destra, poi interviene Insigne a spezzare questo tema offensivo del Costa Rica con la collaborazione di Darmian prima e di Pirlo, poi che si incarica di spingere la sfera in avanti, viene però anticipato dai giocatori del Costa Rica, molto più reattivi dei nostri in questa fase della partita, lo dobbiamo dire. Abate sulla corsia di destra, continuiamo ad attaccare noi ma in maniera molto molto farraginosa, molto molto sterile. Ecco il contropiede del Costa Rica che potrebbe ripartire, va a chiudere Chiellini questa volta in maniera precisa sul tentativo di incursione da parte del numero 21 Urena, Fon ampiamente fuori la nostra area di rigore. 37esimo in corso, 1-0 per il Costa Rica. Pirlo nel cerchio centrale del campo, sulla destra è per Barzagli, il movimento a venire incontro di Cerci che poi smista in area di rigore. Insigne completamente solo, e Insigne che avrebbe potuto fare veramente di tutto, ha fermato il pallone con il petto e poi è andato a una girata dal limite dell'area di rigore cadendo per terra, facendo arrabbiare tutti, compagni e panchina, in particolare Balotelli che ha allargato le braccia come a dire ma cosa hai fatto. E De Rossi e Pirlo cercano sbocchi in avanti, Insigne e taglia da sinistra verso il centro, poi opera un traversone assolutamente sbagliato sul quale può disimpegnare la difesa del Costa Rica ed ecco l'Urena in contropiede. Urena in area, parte la conclusione, ci mette una pezza Chiellini, altro errore di Insigne, altra occasione per il Costa Rica che è andato adesso a mettere seriamente a rischio la nostra retroguardia, non fosse stato per Chiellini che grazie a uno scatto prodigioso è riuscito a murare la conclusione da distanza molto molto ravvicinata. Sì, abbiamo avuto più possesso palla ma di conclusioni in porta pericolose finora non ce ne sono state. No, eppure il secondo tempo sembrava essere iniziato veramente bene per gli azzurri che parevano poter incidere in maniera sostanziale nell'area di rigore avversaria. Poi col passare dei minuti si è fatta sentire la stanchezza, si è fatta sentire la fatica nelle gambe dei nostri giocatori e il Costa Rica ha preso le misure agli azzurri, è riuscito a vanificare ogni tema offensivo. Si scatenano ovviamente i tifosi dei Ticos sugli spalti, ne hanno ben onde perché stanno conducendo in porto un match veramente fondamentale per il loro cammino al mondiale, lo stanno facendo in maniera del tutto meritata. La rincorsa di Cerci, passano impietosamente i secondi, parte il traversone, saltano in molti, D'Arsano da breve distanza non riesce a trovare l'impatto vincente con il pallone, spera che finisce sul fondo. Francesco, non so se già è tempo di iniziare a fare un bilancio, però qualcosa a mio avviso va detta, no? Che questa nazionale ha sofferto forse troppo questo Costa Rica. Sì, ha sofferto troppo e sta meritando di uscire sconfitto dal campo. Il Costa Rica in vantaggio per 1-0, ancora in area di rigore, all'indietro Brenes ai 18 metri potrebbe andare al tiro, lo fa! Pallone che va a sfiorare il palo alla sinistra di Buffon, spera che finisce sul fondo, semplice rimessa in favore degli azzurri. Ultimi minuti di gioco, siamo al 47esimo, abbiamo un minuto o poco più a disposizione per cercare il gol del pareggio. De Rossi in possesso di palla, avanza verso la linea mediana e cerca un compagno di squadra libero, lo trova in Pirlo nel cerchio centrale del campo. Darmian chiama sul settore di sinistra il pallone, lo tiene destro al centrocampista della Juventus, si ferma, poi vuole in mezzo Cassano, un giocatore Insigne, ma il tocco è sempre troppo corto, sempre troppo morbido, sempre troppo piccolo. 48 minuti e 10 secondi, diciamo che è finita qui, diciamo che il Costa Rica batte l'Italia per 1-0 e lo fa in maniera assolutamente meritata, si porta a 6 punti in classifica, rimangono a 3 invece l'Uruguay e l'Italia in virtù della prima partita vinta dagli azzurri contro l'Inghilterra, 0 l'Inghilterra che abbandona il mondiale. Adesso ultima partita contro l'Uruguay, appunto ultima partita contro la Celeste, contro la squadra di Oscar Washington e Tabárez, che dovrà dirci quale delle due andrà agli ottavi di finale della Coppa del Mondo. Ci proviamo ancora con Cerci che evita un avversario, noi il secondo, finisce a terra, tutto regolare. In questo momento il direttore di gara dichiara finita la partita, ha vinto il Costa Rica, ha vinto contro la nostra nazionale per 1-0, ha deciso la rete di Ruiz al 44esimo del primo tempo. Fanno bene a festeggiare i nostri avversari, fa bene a festeggiare la panchina, fa bene a festeggiare il signor Luis Pinto che vede adesso gli ottavi di finale, bandiere del Costa Rica in campo. La linea adesso la teniamo ancora noi per un commento evidentemente a questo match, un primo tempo nel quale gli azzurri potevano andare in vantaggio con Balotelli, azione da gol e opportunità mastodontica da rete e divorata però dal nostro centravanti. Da quel momento in poi dobbiamo dire che i nostri avversari hanno gestito la partita nel migliore dei modi e sono andati meritatamente in vantaggio proprio allo scadere della frazione grazie a Ruiz, hanno presidiato bene le corsie esterne, sono andati a colpire e come ci aveva colpito l'Inghilterra, vale a dire con il traversone lungo sul secondo palo, la nostra difesa in mezzo ha un po' ballato
e Ruiz ha messo alle spalle dell'incolpevole Buffon. Ci attendevamo una ripresa con grande piglio, con grande autorevolezza, con grande arrembaggio da parte dei nostri. C'è stata soltanto nei primi minuti, quando abbiamo creato seppur qualche piccola preoccupazione nell'area di rigore avversaria, ma poi per il restante tempo, nonostante i tanti attaccanti messi in campo da Cesare Prandelli, non siamo riusciti a costruire lo straccio di una palla gol. Usciamo meritatamente battuti dal campo, usciamo meritatamente battuti dalla Costa Rica e adesso ci complichiamo, ci siamo complicati maledettamente il cammino in questo mondiale.